Oggi vediamo il processo di preparazione di una composta di pere e cioccolato. Si parte dalle pere, direttamente come vedete dalla cassetta. Si pelano ovviamente a mano con il coltello. Arriviamo qua, in questo stato qua. Poi andiamo nel lavandino, le laviamo. Una volta che sono lavate si mettono poi di qua a scolare. E una volta che sono poi scolate finiscono direttamente qua nella pentola. Arrivati a questo punto andiamo a sminuzzare un pochettino le pere nella pentola con il nostro coltello e poi dopo procederemo col frullatore per frullare il tutto. Aggiunto lo zucchero e un pochettino di pectina, andiamo a finire di frullare e amalgamare il tutto e poi andiamo sul fuoco. Adesso è già da un po' di minuti che sta bollendo, andiamo ad aggiungere il cioccolato. Voilà. E adesso giriamo e vedremo che poco per volta cambierà colore la nostra composta. Scusate i fumi che vanno così ad oscurare un pochettino la qualità dell'immagine. Ecco qui la nostra variazione di colore. Eccoci qua, adesso abbiamo questa composta. Non posso farvi sentire l'odore di cioccolato che si è sprigionato, ma vi assicuro che sembra di girare una cioccolata calda con l'aroma di pere. Adesso aspettiamo un attimo che torni il bollore e poi andiamo a invasettare. Eccoci qui all'ultimo passaggio, adesso andiamo a invasettare con il mestolo e l'imbuto dentro i vasetti. Questi sono i vasetti pieni e questo è il vasetto chiuso. E quindi eccoci qua con il nostro prodotto fatto. Adesso bisogna poi pastorizzarlo e poi successivamente ci mettiamo l'etichetta.